Ora, sempre con Knaian non ce ne liberiamo più, però è proprio così, insomma, non riesco a concludere il discorso perché ci sono troppe cose da dire e voi vi beccate tutti questi video, magari li lasciate perdere in attesa che comincio a parlare di qualche cos'altro. Mi domando se tutti non mi piace che mi fioccano sui video da qualche tempo, da quel giorno là in cui dissi a quel bambino di 10 anni che non volevo spettatori così giovani, no? Insomma, sia dovuto proprio a quello o piuttosto al fatto che magari sto dicendo delle cose che irritano qualcuno, perché oggettivamente sto dicendo delle cose un po' scomode per la mentalità contemporanea, no? Per cui potrebbe anche darsi che qualcuno si sia sentito urtato da quello che dico, però molto più probabilmente è dovuto al fatto che ci sono tutti gli amichetti di sto bambino qua che, insomma, per farmi dispetto mettono il non mi piace, che significa appunto che i minorenni mi stanno facendo pubblicità, perché parlatene, ho detto, parlatene bene, parlatene male, purché ne parliate, cioè anche cioè, se parlano tra di loro male di me, dicendo che io non voglio avere a che fare con i bambini su questo canale, direi neanche fuori da questo canale, io non è che sono portato molto per l'infanzia. Ecco, sarà perché ho avuto un'infanzia infelice, quindi i bambini mi ricordano la mia infanzia infelice. Allora, dico, vorrei proprio sapere se c'è qualcuno che ha dei motivi, contro di me, per un qualsiasi motivo. Appunto, vorrei che lo dicesse. Preferisco rendermi conto del perché fioccano i non mi piace, no? Perché i non mi piace vengono usati, cioè dovrebbero essere usati per dire questo video non mi piace questo video specificamente, no? Invece vengono usati un po' per ogni pretesto, perché ti girano le palle, perché quello ha detto qualcosa che non va, quell'altro mi ha trattato un po' male, via dicendo, oppure ha trattato male il mio amico, ha parlato male di quell'altro, nel mio caso era Silver Brain, che avevo parlato secondo lui, che avevo parlato male di Silver Brain. Secondo me non è vero, perché io non mi ricordo di aver mai parlato male di Silver Brain. E allora, cioè, preferirei proprio che si fosse un po' più sinceri con me. Un mio amico ha detto: è perché hanno paura, perché per il mio caratteraccio, che poi reagisce sempre molto malamente, no? In realtà reagisco malamente solo di fronte a certe cose, però sinceramente sarebbe meglio essere un po' sinceri, anche perché così mi rendo conto se magari il torto è mio. Forse potrebbe essere anche mio. Un po' difficile, però è possibile. Dunque, ero rimasto appunto l'ultima volta riguardo la religione di Knaia, no? Che è una religione politeistica, non monoteistica, e che si fonda sul culto principale di due divinità, Tulu, ovvero Cthulhu, e il dio serpente Ig. Cthulhu viene rappresentato nel solito modo, cioè come appunto l'essere antropoide vagamente dragonesco, con la testa di polipo, le ali membranose, però come ho detto a Knaian il tipo di poi, tipo di concetto a cui viene associato è completamente diverso, no? Cioè la teologia che lo riguarda è completamente diversa. Infatti qui viene definito come diciamo l'essenza dello spirito, cioè lo spirito dell'armonia cosmica, viene adorato come spirito dell'armonia cosmica. No? E la figura appunto mitologica di questo mostro che avrebbe portato gli uomini sulla Terra è più un simbolo mitico, no? Di una forza che ha un significato trascendente.
E quindi ha un significato completamente diverso il culto di Cthulhu Acnaian da quello che ha sulla superficie, perché appunto sulla superficie è questo mostro alieno, araldo degli antichi, no? Che è un essere concreto, fisico, anche se non della materia del nostro stesso universo, che deve risvegliarsi, no? Un messia del futuro, un messia nero del futuro, che cioè un essere reale, concreto, che deve manifestarsi sulla Terra. Invece Acnaian è un essere astratto, cioè è un essere mitologico che poi è stato trasformato in una sorta di forza astratta, impersonale quasi, che pervade l'universo, no? L'armonia cosmica, quindi l'esatto opposto di quello che era nel culto di Cthulhu in superficie. Qui forse Lovecraft vuol fare un'allusione anche a quello che è successo anche nelle religioni, appunto, che conosciamo noi, perché in fin dei conti, in un certo senso, è avvenuto anche nel cristianesimo, per cui appunto il Messia, Gesù Cristo, no? Concepito come una persona concreta, storica, questo mettendo tra parentesi il fatto che sia realmente esistito o no, e in che misura, in che modo sia esistito, no? Io personalmente non credo che sia stato esattamente quello che veniva raccontato nei Vangeli, perché appunto c'è una deformazione, un ingigantimento del mito. Penso che si riferisca a una persona realmente esistita che poi magari non portava neanche esattamente quel nome, no? Cioè, sono tutte cose da discutere, però appunto, mentre in origine Cristo era semplicemente il Messia, una persona fisica concreta che doveva portare un cambiamento nel mondo, poi è diventato pian piano, man mano che questa concezione si è, come dire, svaporata, dissolta, spiritualizzata, è diventato una forza astratta, universale, in verbo, no? Cioè, quell'essere trascendente, figlio di Dio, e Dio stesso, che si è, a un certo punto si è incarnato per manifestare la parola di Dio, che è egli stesso, no? Cioè questa forza astratta che a un certo punto si è incarnata in un uomo, una forza spirituale, e si è manifestata attraverso quel singolo uomo che però, insomma, cioè, ha dei contorni sempre più sfumati, no? Per cui la sua umanità diventa qualcosa di labile, tant'è vero che non bisogna dire per carità che si sia sposato e abbia avuto dei figli, no, 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 perché insomma deve essere un essere spirituale, quindi non deve avere nulla a che fare con il sesso, con la carne, con la materia, anche se poi si dice che era un uomo in carne ed ossa. No. Quindi potrebbe esserci un'allusione al fatto che le nostre religioni nascono da concetti mitologici, cioè da personaggi mitologici visti come esseri concreti, no? E poi vengono lentamente spiritualizzati e trasformati in forze astratte, in esseri spirituali e via dicendo, no? Che è un processo che lo si vede per esempio anche nella religione greca, per cui a un certo punto i filosofi hanno cominciato a concepire gli dei appunto come forze universali, impersonali, come esseri spirituali, no? Togliendoli dalla loro carnalità, e dicono i miti in cui gli dèi scopano tra di loro con i mortali, ingannano, rubano, sono simboli perché gli dèi queste cose non le possono fare perché sono esseri spirituali, sono esseri avulsi dagli impulsi fisici, no? Della libidine, della rabbia, della bramosia, dell'invidia, della vendetta e via dicendo, della violenza, no? Per cui si tratta solo di simboli. E lui immagina che anche nella religione di Acnaian ci sia successa la stessa cosa, per cui anche Ig, che a dire il vero non viene nei racconti di Lovecraft, Ig poi non viene descritto come un essere fisico neanche lui, a dire, cioè nel senso non compare come Yog-Sothoth o come
beh, io sotto già un po' di meno, tende ad essere un po' astratto anche lui, come Cthulhu o Dagon, no? Che appunto sono esseri concreti, fisici, che vengono divinizzati, Ig non compare appunto come personaggio, no? Per cui resta sullo sfondo, per cui non si sa se questo grande serpente esiste realmente come esiste Cthulhu o Dagon o Yog-Sothoth. Però viene immaginato, no, quel grande serpente come lo spirito della forza vitale nella natura, no? Cthulhu come l'armonia cosmica fra le varie forze che costituiscono il cosmo, e appunto Ig, serpente, è un simbolo di vitalità, di forza, perché è un simbolo fallico e anche perché simboleggia le acque dei fiumi, che sono come dei serpenti che serpeggiano le anse del fiume, no? Era poi, cioè, questa simbologia sappiamo che aveva una certa importanza per Lovecraft, anche perché se il caso appunto di Loreo aveva paragonato, sembra, il fiume Po appunto a un serpente in cui lui si sentiva nella bocca del serpente, no? E appunto il paese di Innsmouth, che significherebbe in the mouth, nella bocca, starebbe ad alludere a questa sua sensazione. Poi, tra l'altro, Ig assomiglia terribilmente al famoso serpente piumato dei culti messicani precolombiani, famoso Quetzalcoatl secondo gli Aztechi e Kukulcan invece secondo i Maya. Per gli Incas poi era Viracocha, è un culto che era diffuso dal nord a Sud America, perché addirittura in Nord America c'è un tumulo in cui con le pietre è stato disegnato, no? Cioè un tumulo, una collina, più che un tumulo, una collina, su cui è stato disegnato monoliticamente, no? Con le pietre, un grande serpente, no? Quindi il culto del serpente. Poi credo che ci fosse anche il serpente dell'arcobaleno per gli indiani d'America. Il culto del serpente nell'America precolombiana, sia nord che sud, era importantissimo, come d'altra parte lo è stato anche per molti paesi del vecchio mondo, cioè per esempio l'India, i famosi Naga. Quindi probabilmente qui Lovecraft, cioè, prende Ig come simbolo dell'antico paganesimo, no? Per cui il culto del serpente di Cnaian è semplicemente una delle tante manifestazioni di questo culto del serpente, che Lovecraft sapeva benissimo essere pressoché a livello globale, no? Cioè, una caratteristica tipica quasi tutte le culture, e che poi è stato cancellato dalle religioni monoteistiche, cancellato, diciamo, messo in sottordine, perché appunto con tutta la storia del serpente nel giardino dell'Eden, che è diventato simbolo del diavolo e via dicendo, ma originariamente il serpente è un simbolo positivo, di vitalità, di forza, no? Anche perché cambia pelle, no? Si rinnova, quindi dà l'idea appunto della vita che si rinnova, la forza vitale, appunto. Ig, simbolo della forza vitale. Però appunto questo culto che per gli abitanti di Tzat, per il popolo di Cnaian, è così importante, non ha appunto nessuno spessore morale, no? Non implica nei costumi etici, e neanche, come dire, in una forma di rigorosa ascesi, spirituale. È la ricerca di sensazioni, di estetica, no? La bellezza del rito, e dall'altro vedremo le orge in cui si perde la connessione, come nell'orgia dionisiaca, no? Cioè, sicuramente Lovecraft, nel descrivere le sue sette
le sue sette segrete, si è ispirato agli antichi baccanali, al culto di Dioniso, il dio dell'ebbrezza, in cui ci si ubriacava e ci si drogava per perdere proprio la coscienza, no? E diventare a livello di bestie impazzite. E qui chiudo, arrivederci.